infatti vi ho invocato bruscamente, vi ho fatto venire fino a questa mia casa remota, è unicamente per vedervi e perché voi possiate ascoltarmi. Se non amavo la mia fidanzata, se non altro non avevo mai amato un'altra donna. Tuttavia l'amavo, se con ciò si può intendere tenerezza, pietà e stima. Ricevetti la proposta di una cattedra al Collegio di Francia. Mi decisi. Ai primi di novembre rientravamo a Parigi. Piegavo verso l'avvenire, dove già vedevo sorridermi il mio piccino. Per lui si ricostituiva e si fortificava la mia etica.